sì, no, sì. Poi commentiamo dallo studio, Antonio, vai. Beh, allora intanto commentiamo questa partita. Qui c'è subito il gol, questo è stato un errore difensivo clamoroso del Chievo, che dopo 10 minuti era sotto di un gol per questo gol sul primo palo. Anche qui il portiere un po' se l'è mangiato, era Gorgone. Poi c'è questa azione di Foglia che supera il difensore, che scivola, dribbla anche Roma, questo tiro che va alto. Qui poteva essere 2-0 ed era appena dopo un quarto d'ora di gioco. Qui un gol che Cerbone poteva anche realizzare. Come dicevamo prima, probabilmente ci sono le stagioni nelle quali tutto va bene e altre dove tutto va male. Cerbone non segna mai. Ma come il Chievo, che l'anno scorso praticamente quasi la stessa squadra, addirittura hanno ceduto. Guarda qui, anche questa occasione l'ha deviata sulla linea. Ma da tuo vista, perché il Chievo, ne abbiamo parlato che le settimane scorse tu ti riferivi a Baldini soprattutto come il mister che aveva creato qualcosa di importante. E come mai quest'anno non riesce ad andare dal tuo punto di vista questo Chievo? Ma perché è una squadra che non ha trovato una sua identità precisa. Poi il fatto, vedi, dei moduli e dei numeri, come si dice e come viene detto abitualmente, è vero che è importante, ma è vero che è importante nel momento in cui riesci ad incastrare gli uomini nelle posizioni giuste, nelle quali ognuno possa rendere al meglio proprio perché in quella posizione riesce a giocare in un certo modo. Il Chievo ha dei grossi problemi, ad esempio al centrocampo è stato sfortunato nello scambio, questo è il gol di Foglia che secondo me probabilmente era partito in fuorigioco, però devo dire la verità, non posso dirlo con certezza. Comunque, ripeto, il Chievo è stato sfortunato perché Corini si è fatto subito male e è un giocatore importante che gli è venuto a meno. Però è anche vero che questa squadra in difesa balbetta, commette dell'ingenuità, guarda anche questo rigore, l'ingenuità clamorosa. Oggi giocava alle Grottaglie in posizione centrale, un giovane, ma probabilmente anche lui troppo ingenuo, e rigore sbagliato di Colacone sul palo. E però è una squadra che ad esempio deve giocare con Passoni e Franceschini centrali, che non sono esattamente dei centrali. Gioca con un centrale come le Grottaglie oggi, perché Danna non c'era, probabilmente anche sfortunato in questo caso. Caso, gioco di parole, però devo dire che in tutta la stagione, questo purtroppo l'abbiamo ripetuto ormai da tanto tempo e poi visto che il Chievo lo vediamo frequentemente, non si è mai vista la squadra dell'anno scorso e questo è il grosso problema. La squadra che nel momento in cui andava sotto aggrediva gli avversari, la squadra che in casa metteva spesso sotto, questo è l'ultimo gol di Biancone, che in casa metteva spesso sotto gli avversari, che li dominava dal punto di vista del gioco, che li aggrediva. Ecco, questa invece c'è la contestazione finale, non solo ai giocatori, pensati, nella piccola realtà di Chievo c'è questo tipo di contestazione. Io addirittura ho sentito stavo andando dallo stadio, contestazione non solo nei confronti dei giocatori ma anche del presidente, no? E questo è il segnale probabilmente più significativo di com'è questa realtà. E un po' di colpa, anzi io direi un po' tanta di colpa ce l'hanno i dirigenti. Io sono uno di quelli che dico che gli allenatori vanno sempre sostenuti perché bisogna lasciarli il tempo di lavorare. Però a un certo punto, sai, alla 14ª giornata, quando ormai da più di un mese si capisce che è una squadra senza identità, è una squadra che giocava fino all'ultima domenica, oggi ha fatto 4-4-2, ma fino all'ultima domenica giocava con 4-3-3, tre punte ed è il secondo attacco peggiore della Serie B, con Cerbone, Cossato, Di Cesare e Veronese. Evidentemente. Ma perché? Noi andiamo a vedere i giocatori, sono tutti nomi importanti, una rosa importante che non merita la classifica. Ma è proprio perché non riesce a ingranare grave, allora? È proprio questo il grave, che evidentemente questo allenatore, che sarà un serio professionista, bravo finché si vuole, però in questo caso non è riuscito a far quadrare i conti. E quando un allenatore non riesce a far quadrare i conti e non dà anche le motivazioni giuste, perché una squadra come il Chievo, come oggi, non può, dopo aver subito il primo gol, continuare a giocare come niente fosse successo. Devi in casa prendere, aggredire gli avversari, andare ad attaccarli, devi fare di tutto per cercare di recuperare il risultato. Invece oggi, subito il primo gol, basta, è già finita la partita. E questo è un problema sicuramente di mentalità, di motivazioni, che l'allenatore deve dare. E per me in questo punto manca il leader, manca il riferimento di questa squadra. Io credo che domani probabilmente Caso potrebbe anche rassegnare le dimissioni, perché l'ho sentito, mi ha detto che questa notte deve fare la notte porta consiglio. Quando un allenatore dice che la notte porta consiglio,
credo si abbia già deciso di andarsene, però se non lo farà lui probabilmente a questo punto deve farlo la società, perché aspettare ancora per me è un errore gravissimo. Andiamo a vedere allora le interviste dagli spogliatoi del Chievo. Quindi esclude anche che Caso possa dimettersi, comunque che lui personalmente possa fare qualcosa? Guardi, questo non sta a me dirlo. Insomma, Caso non ha fatto capire questo in settimana. Vabbè, ritengo che sia più corretto che lo domandiate al signor Caso, ma per me insomma la fiducia è rinnovata in pieno. Dopo ognuno può pensare come meglio crede. Insomma. Allora a questo punto si accetta anche la Sarici? Prego? Si accetta anche la Sarici? Se dovesse arrivare accettiamo anche la Sarici, non vedo perché no. Stasera dovrò stare a casa a rivedere o ad analizzare attentamente la situazione di questa squadra, sicuramente, perché al di là di tutto direi che dopo una sconfitta così eclatante c'è effettivamente da guardarsi in faccia. Non penso assolutamente alle dimissioni, però sicuramente l'allenatore è il primo e forse unico responsabile di certe situazioni, quindi voglio dire non si può tirar fuori, anzi deve cercare di far di tutto per riaddrizzare la barca se ne è capace, però poi di fronte a certe situazioni deve essere sicuramente un uomo sereno e onesto nei confronti di chiunque. Visto che i risultati non arrivano, visto che la squadra continua a perdere, sicuramente posso essere anch'io, non ci sono dubbi, l'avevo già detto all'inizio di settimana. La situazione, ripeto, è delicata, però ripeto, tra 24 ore sarò molto più sereno e tranquillo per poter dire quali sono i miei convincimenti. Ma io ho un rapporto, come ho detto prima, straordinario con l'uomo. Il presidente e l'allenatore possono essere chiaramente due professionisti chiamati a fare il loro compito nel bene e nel male, quindi si possono tranquillamente interrompere certi rapporti, però la stima e la serenità nel lavoro credo che si possono tranquillamente reggere in faccia alle persone, quindi su questo non ci sono dubbi. Poi è chiaro che i risultati determinano tutto. Concessionari Daewoo. Una grande iniziativa per chi sta pensando all'acquisto di un'auto nuova, bella, raffinata, affidabile e sicura. All'Oktoberfest Daewoo si festeggia il successo del marchio, con speciali sconti sull'acquisto di Lanos, Nubira e Eleganza. Un risparmio di 1, 2, 3, 4 milioni sui prezzi di listino e come sempre vantaggiosi finanziamenti personalizzati a tasso zero e a tasso agevolato. Lanos SE 3 Forte, ad esempio, potrete averla con 17 milioni 900 mila lire, anziché 19 milioni 454 mila. Lanos SE Plus 5 Forte con 20 milioni 500 mila, invece di 23 milioni 386 mila. Nubira SX 4 Forte con 25 milioni 700 mila, anziché 30 milioni 545 mila. Nubira Station Wagon SE con 24 milioni 900 mila, invece di 25 milioni 705 mila. E fino al 31 dicembre 98 i modelli di prestigio Eleganza e Nubira CDX saranno vostri ad un prezzo particolarmente interessante e con una supervalutazione del vostro usato. Gli sconti Oktoberfest Daewoo vi aspettano adesso, presso tutti i concessionari Daewoo. Con un comodo finanziamento di 10 milioni in 30 mesi, ad esempio, pagherete la vostra Daewoo con una rata di 366.800 lire. TAN 598, TAG 781. Lanos 3 5 Porte, Nubira Berlina e Station Wagon, Leganza. I gioielli Daewoo sono a vostra disposizione come sempre con ricche dotazioni di serie, motori brillanti ed economici, design raffinato. Diverse versioni, pronte a soddisfare qualsiasi esigenza di guida, spazio, comfort. Oktoberfest dai concessionari Daewoo. Sconti speciali da 1 a 4 milioni sui modelli Lanos, Nubira e Eleganza, in pronta consegna. Questo è il momento ideale per acquistare la vostra nuova Daewoo.
Il periodo degli sconti rottamazione è terminato. Nessun problema. Daewoo continua ad offrirvi gli stessi vantaggi di prima, con speciali sconti sui prezzi di listino. E con il sistema di finanziamenti Daewoo acquistate la vostra nuova auto con comode rate mensili a tasso zero e a tasso agevolato. Venite ad informarvi. Oktoberfest Daewoo continua per tutto il mese di novembre. Ed ora, linea al vostro concessionario di fiducia Daewoo. A Padova c'è Corauto, il vostro concessionario di fiducia Daewoo per Padova e provincia. Una moderna organizzazione, fatta di personale esperto che saprà darvi tutte le informazioni che vorrete su ogni modello Daewoo. Comodi finanziamenti a tasso zero e a tasso agevolato, appositamente studiati per voi, vi permetteranno di avere subito la vostra nuova Daewoo. Dalla piccola Matiz a Lanos 3 e 5 porte. Da Nubira, Berlina e Station Wagon a Leganza. Venite a scoprire la vostra vettura ideale. Oggi con speciali sconti sui prezzi di listino. Professionalità, assistenza, disponibilità. Se volete toccare con mano la qualità e i vantaggi Daewoo, non esitate, venite a trovarci. Concessionario Daewoo per Padova e provincia, Corauto. Strada Battaglia al Bignasego Padova. Ad est in via Zuccherificio. Allora il Chievo, come abbiamo visto, è in grave difficoltà. Vedremo domani cosa deciderà Caso durante la notte, se darà le dimissioni. Parlavamo prima, i papabili futuri allenatori del Chievo potrebbero essere o Maurizio Viscidi o Oddo, vedremo insomma domani cosa succederà. Verona sconfitto oggi, Stefano, Torino, insomma, sì, dopo una serie, stavo appunto dicendo una serie... È un peccato, è rimasto primo in classifica, però insomma, è chiaramente, sai, quando si è in serie utile in quella maniera lì... Però insomma ci sta a perdere anche col Torino, era uno scontro diretto, quindi vedendo un po' così, appunto, ci sono state le prime quattro che si sono scontrate. Però tornando un attimino così al campionato, io perdo 30 secondi per dire, sì, in effetti è vero che è un campionato molto livellato, se pensiamo che la quarta, che è il Pescara, ha 24 punti e il Napoli, che consideriamo in crisi, ne ha 19, tra il Pescara e il Napoli ce ne sono 7-8. E pensi, il Pescara è rimasto quarto nonostante la sconfitta, è anche vero questo. Però io vedo molte analogie con quello dell'anno scorso. A parte la Salernitana che se ne andò, vi ricordate, Venezia ebbe un momento in cui anche cominciò ad avere dei contraccolpi, però restando sempre con questa continuità di risultati. Cioè, voglio dire, oggi il Verona si è fermato dopo 8 vittorie consecutive. Guarda i risultati degli altri, guardando tutto sommato non ha perso nei confronti delle dirette concorrenti, perché il Torino, che è un avversario diretto, gli ha portato via i 3 punti dello scontro diretto. E voglio dire, è molto livellato, però chi è in alto sta sicuramente molto meglio e può gestire, secondo me, molto bene la situazione attuale. Adesso andiamo alla pausa di Natale, dopo le feste probabilmente i mesi decisivi, anche considerando i terreni pesanti, saranno gennaio e febbraio. Però io invidio moltissimo sia il Verona che il Treviso, perché il Treviso, come si diceva prima, ha 8 punti sulla quinta. Certo, quarta, non chiedo a Antonio, perché lo farà poi nel suo tackle, parlerà appunto del Verona e del Chievo. Loris, questa sconfitta del Verona insomma non è che sia molto... Ma non è allarmante per niente, come ha detto Stefano, andare a Torino a perdere la partita ci sta, poi 8 vittorie consecutive, insomma non si cancellano con una sconfitta a Torino. Domenica prossima invece ci sarà un derby, sabato nell'anticipo ci sarà un derby importante per tutte e due le squadre. Comunque il Verona penso che sia la prima candidata a vincere il campionato, perché ha dei grandi giocatori di qualità e poi ha degli attaccanti che fanno gol. Non era tra le favorite all'inizio del campionato il Verona, come lo era il Torino, come lo era il Brescia. Tutti gli anni, no? In Serie B succede sempre, anche la Salernitana l'anno scorso non era favorita, poi ha quasi ucciso il campionato. Neanche il Venezia era una di quelle che secondo i pronostici doveva salire. Beh, la Salernitana ti smentisco, perché quindi, dagli detti ai lavori è tra le favorite però, l'anno scorso. Giorgio, no, insomma, era una delle favorite, una tra quelle che poteva, ma anche perché aveva fatto bene gli anni prima, però non è che fosse... Sicuramente è vero, però se consideriamo che l'anno scorso sia Salernitana che Venezia avevano attaccanti che facevano gol a raffica, Di Vaio, Svok e Cossato nel Venezia, e vediamo il Verona di quest'anno. Il Verona
è vero che non, era, non partiva tra le favorite, però poi ha azzeccato alcune mosse sul mercato eccezionali, Melis, e soprattutto adesso ha portato Guidoni, Marasco, cioè voglio dire, ha sicuramente delle bocche da fuoco, quattro bocche da fuoco lì davanti che non sono, che credo invidierebbe a chiunque, poi, anche in Serie A. Poi il Verona ha anche sicuramente dalla sua il fatto che ha un ottimo complesso dal punto di vista dell'organizzazione, una squadra che ormai gioca quasi a memoria. Ed è una squadra che gioca bene, insomma, è un 4-4-2, se vogliamo dire, vogliamo parlare con i numeri, è un 4-4-2 bello da vedere proprio perché prevede una partecipazione collettiva di tutta la squadra al gioco. Diverso, tanto per fare l'esempio, quel 4-4-2 invece di Novellino che è molto più bloccato e che fatica molto di più perché non prevede tutti questi inserimenti. Avvantaggiato il Verona sicuramente dal fatto che quando arrivano i risultati è anche più facile giocare così. Giocare così. Allora finiamo, andiamo a finire i servizi filmati, andiamo a parlare della Serie C, apriamo la parentesi di Cittadella, risultato positivo oggi a Modena, andate in vantaggio con Scarpa e poi un minuto dopo, un secondo dopo è stata raggiunta, però una grande partita del Cittadella che si conferma buona squadra e soprattutto è una posizione di classifica davvero importante, chissà anche per poter accedere a quei play-off che non dico. Tu ci credi, vero Giorgio? Sì, ci credo. Loro non lo dicono i dirigenti, però io credo che... No, fanno bene, stanno coi piedi per terra, un punto alla volta, è giusto così. È giusto che ragionino così. Mentre il Padova oggi è tornato alla vittoria, una vittoria importante, era il ritorno di Fedele a Lugano sulla panchina del calcio Padova, il Padova ha vinto 1-0, vediamo il servizio di Andrea Moretto. E vediamo proprio l'episodio chiave dell'incontro, 90° minuto, Barone tira, il portiere non trattiene la gioia di Barone, come abbiamo detto si toglie la maglia, va a esultare in panchina, arriva tutta la formazione bianco scudata, ma è spietato anche l'arbitro, gli estrae, come abbiamo detto, il secondo cartellino giallo per lui è l'espulsione. Ma torniamo indietro a vedere gli episodi salienti dell'incontro. L'Arezzo, dopo circa 6 minuti di gioco, si presenta Andreotti, Castellazzi deve subito guadagnarsi la pagnotta. Al quarto d'ora, 15° minuto, discesa di Landonio, mette in mezzo il pallone Saurini, che giocava dal primo minuto, impegna il portiere. 18° minuto, ancora il Padova vicino all'area, questo drop di Suppa, il suo tiro alto. Al 21° il tiro di Andreotti è deviato da Barone, il pallone che incoccia sulla traversa, poi libera la difesa del Padova. 22° discesa sulla destra di Landonio, debole il suo passaggio al centro per Fiorio. Al 23° ancora il Padova pericoloso, questa azione combinata, pallone da Landonio per Gabrieli, il suo diagonale sbuca ma è attento il portiere dell'Arezzo. E ancora al 24° Gabrieli mette il pallone in mezzo ma Fiorio non riesce a correggere in porta. Al 43° si chiude il primo tempo con questo tiro di Landonio. Rubiamo la privacy di Fedele, per la prima volta a Lugano torna a sedersi sulla panchina del Padova, secondo tempo che inizia subito con Castellazzi che deve mettere fuori anticipando Pileddu. All'ottavo minuto e 30 secondi, Campana va in profondità, Cosso tira il suo tiro che però termina fuori. 11° minuto con Pileddu che cade in area, reclama il rigore, l'arbitro concede solamente il calcio d'angolo. 20° minuto con questo tiro di Campana che termina a lato. E al 27° è ancora l'attaccante all'Arezzo Pileddu che impegna Castellazzi, deve mettere in calcio d'angolo. Al 35° Giacobbo su punizione, ancora una volta Castellazzi è attento e poi quasi al 42° il Padova reclama qualcosa per Ummani, ne rimedia solamente una ammonizione a sfavore, poi Cornacchini non riesce a coordinarsi e poi l'episodio chiave dell'incontro, 90° minuto, il tiro di Barone e il gol che permette al Padova di portare a casa i 3 punti. Vediamo ancora l'esultanza di Barone, si deve recuperare ancora qualcosa, si giocano gli ultimi minuti mentre continuiamo a vedere proprio l'esultanza di tutto il gruppo bianco scudato. Rivediamo con le immagini anche l'arrivo dell'arbitro. Vi dicevo, si gioca in recupero ancora Giacobbo e qui Castellazzi si deve superare, mettere il pallone sopra la traversa. Finisce con la vittoria del Padova, negli spogliatoi Fedele ha detto dobbiamo giocare meglio ma per oggi ci accontentiamo e come dice un vecchio proverbio, chi si accontenta gode, che non sia quel fazzoletto veramente a portare fortuna al Padova. Lo scopriremo solo nelle prossime partite.
Speriamo che Adriano Federer abbia sempre quel fazzoletto così portafortuna. Certo, porta fortuna. Non facciamo parlare Stefano perché parlerà nel suo punto tra poco del Padova. Mariano, eri oggi a Leugano, l'impressione che hai avuto di questa vittoria del Padova e logicamente di questi tre punti importantissimi. Ah, siamo stati senz'altro molto fortunati. Il gol è arrivato in maniera rocambolesca, una papera del portiere. Però ecco, bisogna riconoscere che soprattutto nel secondo tempo la squadra si è impegnata, ha spinto, ha cercato la rete, ha cercato il gol. Ecco, non abbiamo visto queste grandi occasioni. L'Arezzo ci ha impegnato parecchio sotto il primo tempo, avrebbe anche meritato di più. Mariano e Stefano, un Padova che cerca il gol nel secondo tempo e lo trova poi alla fine del secondo tempo, questo sicuramente è un segnale positivo, un'aggressività che può portare ottimi risultati, si spera almeno. Ma è chiaro che da questa partita può anche nascere un'inversione di rotta rispetto all'andamento attuale del campionato. Certamente se i giocatori si esprimeranno con maggiore aggressività, con maggiore determinazione, con maggiore impegno e acquisiranno soprattutto la mentalità delle squadre del campionato della Serie C, c'è ancora la possibilità di svolgere un ruolo non dico di puntare o di centrare la promozione, però di non finire nell'anonimato, insomma, ecco, che è quello almeno che penso quei pochi padovani presenti allo stadio si aspettano, insomma, vedere almeno la grinta, la determinazione, la voglia, ricercare il risultato a tutti i costi, quello che finora abbiamo visto poche volte. No, certo è vero, però voglio dirti anche che bisogna riconoscere che il Padova nelle ultime partite era stato sfortunato perché ha preso gol al 90° minuto, non è? Cioè questa volta finalmente almeno la fortuna si è girata perché sempre a prendere gol, almeno qualche volta a farlo. Andiamo a sentire l'intervista nello spogliatoio. Una vittoria, quindi ho detto meritata, una vittoria che dà quindi tranquillità anche per le settimane prossime. Ma no, una vittoria meritata per tutto quello che ci abbiamo messo al secondo tempo, abbiamo sofferto, abbiamo rischiato di perdere, però potevamo anche passare in vantaggio. E diciamo che abbiamo appena messo fuori un po' la testa così dal fango, ecco, speriamo di confermarci adesso. Deve essere più brutto ma cinico, possiamo usare questa espressione? Ma no, noi dobbiamo giocare meglio, questo è pacifico, insomma, ma per oggi ci accontentiamo. Nel secondo tempo abbiamo schiacciato l'Arezzo nella propria metà campo, abbiamo tirato tantissime volte e poi abbiamo trovato questo gol al 90°. Come d'altronde a Livorno al 93° abbiamo perso, oggi noi abbiamo vinto al 90°, quindi credo che la squadra non ha mollato mai e ha meritato la vittoria. Sì, diciamo che abbiamo sofferto un po' i primi 20 minuti del primo tempo, così poi abbiamo preso le misure. Abbiamo avuto qualche buona occasione nel primo tempo, poi il secondo tempo li abbiamo messi là come è successo domenica scorsa a Livorno, solo che stavolta ci è andata bene a noi. Forse la vittoria più importante di quest'anno perché ci voleva assolutamente, penso che l'abbiamo meritata, siamo contenti. Abbiamo giocato per noi, per tutti, ma soprattutto per il presidente che ultimamente è sempre contestato, abbiamo dato questa soddisfazione, adesso speriamo di continuare. Ecco. E secondo me è la vittoria più bella di quest'anno, ma non come magari gioco così, ma come determinazione e voglia di vincere. Ecco. Il mister era contento, però ci ha detto che non bisogna, ecco, bisogna volare bassi, ecco, senza magari così montarci la testa, e poi ha detto che siamo sulla strada giusta, sperando che, ecco, cerchiamo un po' di continuità nelle partite che verranno, iniziando da domenica a Carrara, che è una partita molto difficile. Le mie caratteristiche, insomma, sono state sfruttate al meglio e in ogni caso penso che una squadra debba avere due alternative, sia l'alternativa aerea che l'alternativa bassa in velocità, e noi oggi abbiamo cercato di sfruttare l'una e l'altra e alla fine siamo stati premiati. Ecco. Allora, meno male che dalle dichiarazioni dei giocatori, insomma, si capisce e si intuisce che qualcuno ha detto loro, i giocatori del Padova, qualcuno ha detto loro di restare calmi con i piedi per terra, perché io ricordo, a beneficio di chi ci ascolta, la vittoria sul Siena,
tra l'altro il Siena che a mio modo di vedere è la peggiore squadra vista finora a Leuganeo e del resto è dietro al Padova abbondantemente, aveva dato la stura, appunto, ha continuato a perdere, come mi dice giustamente Mariano Scavon, aveva dato la stura a commenti entusiastici, ad un diffuso senso del beh, siamo usciti dalla crisi, adesso possiamo sognare di raggiungere al più presto i playoff. Io credo che con molto realismo oggi bisogna dire, mi hanno già anticipato alcuni dei protagonisti diretti, ma anche Mariano Schiavone, che il Padova ha conquistato questi tre punti, i primi tre punti della gestione fedele, con molta fortuna. Con molta fortuna, grazie al gol che avete visto tutti quanti, ma direi soprattutto ringraziando forse assieme a Gabrieli il miglior giocatore in campo, che continua a restare, a mio modo di vedere, uno dei grandi protagonisti di questo campionato di Serie C, e che è il suo portiere, Luca Castellazzi, determinante in almeno due occasioni anche oggi e nell'ultimo minuto, quando ha deviato oltre la traversa quella punizione di Giacobbo, ma soprattutto anche fortunato, perché come poi vedremo dalle immagini c'era un rigore per l'Arezzo che l'arbitro Di Vasto non ha ravvisato. Ma a parte questo, che toglierebbe comunque dei meriti, bisogna dire con molta onestà che oggi nel Padova si è visto qualcosa di nuovo, si è visto una determinazione, una voglia di raggiungere il risultato che nelle precedenti occasioni, a mio modo di vedere, era mancata. È vero, è Fedele che non è uno che predica sogni o che va oltre diciamo la concretezza tipica dei friulani per spacciare lucciole per lanterne. Fedele è stato molto concreto nel dire, molto realista nel dire, per oggi accontentiamoci, perché è vero che il gioco in questa squadra è ancora allo stato così di pura intenzione. Io non vedo un Padova che possa uccidere il campionato, nel senso di poter dare, come sta facendo per esempio il Montevarchi dopo il cambio di allenatore, è arrivato Discepoli, e da quando è arrivato Discepoli questa squadra sta inanellando risultati a raffica. L'ultimo è quello di oggi, ha battuto il Livorno per 2-0, una delle grandi del campionato. Non vedo ancora il Padova lanciato su una pista di decollo tale che gli consenta di poter recuperare posizioni di classifica utili a proiettarlo nella zona playoff. È un Padova che anche Fedele oggi ha bacchettato anche dal punto di vista proprio della preparazione fisica, sostenendo che questa squadra oltretutto è anche, gli sembra anche, poco allenata. Io non so se questo sia il vero problema. Io noto che i problemi in questa squadra, passando da Colautti a Ottoni a Fedele, sono rimasti sempre gli stessi. Il principale, questa squadra fa una fatica enorme a segnare. Oggi ho visto Saurini, dopo tanti mesi che non lo vedevo, devo dire che ho rivisto, con tutte le attenuanti che possiamo concedere a questo giocatore, il Saurini esattamente come l'avevamo lasciato in Serie B. Cornacchini cade sul pallone, credo che ogni tanto, se il vecchio Pippo Fiorio non inventa qualcosa di suo, questa squadra difficilmente lì davanti o trova un portiere compiacente come oggi o qualche di fortunata deviazione, ma non credo che possa obiettivamente risolvere d'incanto i suoi problemi offensivi. Io volevo porre l'accento, prima di chiudere questo commento, su quella che è stata l'ennesima rivoluzione in casa biancoscudata, e cioè questa settimana un'altra delle bandiere del Padova, Piero Agradi, è stata ammainata. Dopo aver tranquillamente esautorato Ottoni, Viganò ha creato le premesse, le condizioni perché anche il direttore sportivo facesse le valigie. È una scelta del direttore sportivo, che peraltro se n'è andato dopo aver ricevuto i soldi che avanzava e che giustamente gli dovevano essere riconosciuti. Il Padova in questo momento è senza direttore sportivo, non sappiamo se ne avrà un altro o se farà tutto il presidente padrone, che in questo momento si arroga i diritti, che sono leciti perché è lui del resto che guida la società e comanda in questo momento da più tempo, e quindi si espone in prima persona. Sarà il presidente padrone che deciderà, come ha sempre fatto comunque, questo bisogna dirlo, le scelte anche in tema di mercato. È certo comunque che questa squadra ha bisogno di rinforzi,
i ritocchi, perché così com'è non può assolutamente aspirare, a mio modo di vedere, ad una posizione di alta classifica, di playoff, tanto per intenderci, come chiede Viganò. Si tratta di capire se il presidente ha intenzione di scucire, di allargare i cordoni della borsa per prendere almeno un paio di giocatori, uno a centrocampo secondo me e una punta, in grado di poter comunque dare al Padova uno spessore un po' di qualità maggiore. Chiudo dicendo soltanto una cosa, mi dispiace per Agradi, ma credo che oggi in questo calcio del 2000 che brucia ormai a raffica allenatori e direttori sportivi, ricambi addirittura come se fossero fiche sul tavolo da gioco di una roulette, in questo calcio del 2000 possiamo tranquillamente ammainare anche la bandiera dei sentimenti. Non c'è più spazio, credeteci, per le bandiere. L'ultima forse era Franco Baresi nel Milan.